Allora, adesso Lucia Santarelli e dopo di lei parlerà Angela Borghero. Arrivo dall'Abruzzo, ma tranquilli, sto bene. Super Silvio è venuto ben 16 volte, quindi come possiamo stare male? Dunque, io volevo riportare in questa sede un'esperienza... Sì, scusate, ho sempre... non sono una oratrice abituale. Allora, volevo riportare l'esperienza, la nostra prima esperienza di Sinistra e Libertà in una realtà locale, quella abruzzese, che come sapete non solo c'è stato il terremoto qualche mese fa, ma un anno fa ci fu un terremoto politico fortissimo. Il 14 luglio venne arrestato Del Turco e tutta la sua giunta, per cui noi da più di un anno siamo ripartiti dal basso, dopo le politiche che ci hanno tenuto fuori dal sistema dei grandi incontri, dei grandi partiti. Siamo tornati in campagna elettorale, quindi da subito, dal 14 luglio dopo le politiche. Abbiamo iniziato un percorso con Sinistra Democratica, con il partito Verdi e Sinistra Democratica, la sinistra. Siamo riusciti ad eleggere un consigliere regionale all'opposizione, un verde in questo caso. E quello che è venuto, che è successo dopo, è che purtroppo l'altro partito, una volta che si è eletto il verde, si è un po' allontanato. E questo non dovrebbe succedere, perché quando si fa un progetto si porta avanti fino alla fine. Noi siamo stati leali, io ero funzionario del consigliere De Verdi, sono stata licenziata per dare spazio al segretario invece di Sinistra Democratica. Questo non deve succedere. Quando si fa un progetto si porta avanti fino in fondo. Noi al momento abbiamo un gruppo che si chiama la Sinistra Verdi SD. Dopo le regionali c'è stata la prima esperienza con Sinistra e Libertà. A parte il tavolo regionale che ha lì ripartito tutte le postazioni più importanti, le tre province dove siamo andati al voto, tranne l'Aquila, e poi il comune di Pescara e il comune di Teramo. In quella fase la Sinistra e Libertà non è stata convocata. Si sono ripartite le postazioni, diciamo così, PD e Italia dei Valori. No, alcuni di Sinistra e Libertà, prima ancora di fare le riunioni dentro Sinistra e Libertà, avevano già dei loro accordi particolari con alcuni vecchi amici del PD o di altri schieramenti, di altri partiti che si trovavano altrove. Allora, quello che è necessario fare adesso, perché io ieri leggevo anche sul blog, chissà, forse i Verdi a settembre ci faranno la sorpresa di non aderire a Sinistra e Libertà. Noi ci siamo in toto, cioè il nostro simbolo per intero, noi ci siamo in toto. Io invece ho avuto un'esperienza diversa, cioè di chi invece era ancora legato agli amici di Rifondazione, agli amici di DS e che quindi in campagna elettorale e le provinciali hanno fatto tutt'altro che promuovere questo simbolo. E quindi tutt'altro che venire dietro a un progetto politico iniziato da tanto tempo. Noi Verdi in provincia di Chieti siamo usciti dalla maggioranza un anno fa perché avevamo seri problemi, perché abbiamo un presidente uscente, che poi non è stato riconfermato ma lo sapevano tutti, era un po' come Rutelli a Roma, e ha preso il 35% dando larga maggioranza alla destra, che non aveva il coraggio di dire no alla petrolizzazione dell'Abruzzo. Del Turco voleva petrolizzare l'Abruzzo. Noi stavamo uscendo dalla maggioranza anche in regione, non abbiamo fatto in tempo, perché purtroppo dopo che è successo quanto è accaduto non si poteva infierire. Però quando avevamo preso questa linea e non ci siamo sentiti dietro scortati dalle altre forze, ci siamo sentiti soli, questo è doloroso perché bisogna essere leali quando veramente poi si portano avanti dei progetti, un partito. Quindi quello che chiedo, se veramente vogliamo fare la Sinistra e Libertà, io l'ho letto il programma, gli appunti, sono tutte cose condivisibili, sono tutte cose che noi già sappiamo, non è inutile anche ripetercele, però è il modo di lavorare dentro il partito e il rapporto con gli altri partiti. Spogliatevi dei rapporti che avete avuto con i vostri compagni di lotta, dei DS,
di altri che comunque vi siete lasciati alle spalle, e insieme dobbiamo veramente lavorare per questo simbolo possibilmente, senza simboli piccoli come diceva prima Fabio. Solo così veramente possiamo cominciare a lavorare, perché è opportuno essere uniti. Io sono segretario provinciale a Chieti. In provincia di Chieti io ho ceduto questo simboletto, abbiamo presentato Sinistra e Libertà perché c'era un progetto nazionale, ma non è stato candidato nessun verde, perché gli altri hanno voluto per forza continuare un percorso con un presidente uscente che non rappresentava la sinistra, che non rappresenta il nuovo, anche fisicamente, sinceramente. Cioè, è il vecchio modo di fare politica del DC, legato a un modo di fare che non è nostro, e non possiamo ancora legarci agli amici vecchi. Non è possibile, dobbiamo camminare da soli, avere un nostro progetto, un nostro modo di operare che si differenzi veramente dagli altri. Solo così possiamo andare avanti. E solo così possiamo raggiungere poi gli obiettivi di programma e di tutte le cose carine che sono state scritte negli appunti che oggi hanno distribuito all'Assemblea. Vi ringrazio tantissimo, buon lavoro ancora. Complimenti per il tempo.